Radio Ca' Foscari Classica. Un programma a cura di Mauro Masiero. Il classico che non ti aspetti. Ciao a tutti cari ascoltatori di Radio Ca' Foscari Classica, dal vostro Mauro. Quest'oggi siamo qui per occuparci di uno dei testi dei più grandi tra i poeti tedeschi, sicuramente uno dei più filosofici e messo in musica da uno dei più importanti compositori della storia della musica, quindi una puntata che veramente tocca delle vette altissime. Mi riferisco allo Schicksalslied, il canto del destino, di Friedrich Hölderlin, messo in musica da Johannes Brahms. Siamo nel 1868 e Brahms è reduce dal successo del suo Deutsches Requiem, questa composizione magnifica a cui sicuramente dedicheremo almeno un paio di puntate più avanti, e intraprende la composizione di altri lavori per coro e orchestra, tra cui questo Canto del Destino, traendolo da quell'opera letteraria straordinaria e abbastanza anche indefinibile come genere letterario, ma non voglio soffermarmi su questo, che è appunto Hyperion di Friedrich Hölderlin, pubblicata nel 1799. Andiamo a vedere com'è il canto del destino di Perione, questo canto che il personaggio intona, recita, canta quando è in riva al mare, al crepuscolo, aspettando l'imbarcazione che l'avrebbe ricondotto a casa. E già a guardarla è speciale, perché sono tre strofe in cui ciascun verso è leggermente rientrante rispetto al precedente. L'effetto visivo, proprio grafico, è quello di avere tre piccole scale che si susseguono, molto bello anche da vedere, quasi un calligramma ante litteram. Ebbene, il metro è libero, non c'è una precisa forma metrica, un preciso verso, è libero, anche la rima non c'è, e parla Hölderlin di due cose essenzialmente. È una poesia divisa in due grandi sezioni. Parla nelle prime due strofe del mondo celeste, del mondo degli dèi, e nella terza strofa del mondo terrestre, del mondo degli uomini. Vedremo in che modo Brahms interpreta questa divisione, ma andiamo con ordine, perché adesso vorrei dirvi che cosa dice la poesia. Per farlo non vi leggerò una traduzione letteraria, ma cercherò in qualche modo di rendere il senso del testo tedesco, perché per quanto una traduzione sia letteraria, sia ben fatta, abbia una ricerca metrica, eccetera, è molto difficile rendere il testo tedesco per quello che dice veramente. Ma cerchiamo di farlo con una sorta di traduzione d'uso, così, un po' improvvisata, ma sicuramente più adatta a indagare il senso delle parole. Allora, la prima strofa inizia così. Voi incedete lassù nella luce, camminate lassù nella luce, su molle suolo, beati genii. Lucenti brezze divine vi sfiorano leggere, come le dita di un artista, le sacre corde. Qui finisce la prima strofa e già c'è la prima impossibilità della lingua italiana a rendere questo Wie die Finger der Künstlerin, questa prima similitudine che Hölderlin mette in gioco. Le dita di un artista, però è un'artista femmina, di Künstlerin, quindi è una musa forse, o comunque un'artista donna. Un gioco forza intraducibile in italiano. In questa prima strofa, dunque, Hölderlin si rivolge proprio alla seconda, usando la seconda persona plurale, agli dèi, a queste creature celesti, superiori. Nella seconda, invece, cambia leggermente di registro, passa alla terza persona plurale e descrive questi esseri superi, questi esseri imperturbabili. Cosa dice?
Schicksalslos, quindi privi di destino, come il dormiente lattante respirano i celesti. E quindi l'immagine magnifica di questo bambino, di questo poppante Zeugling, è l'immagine stessa dell'imperturbabilità, della tranquillità, no? Chi più tranquillo di un bambino lattante che dorme? Ecco, e così come questo bambino respirano i celesti di Himmlischen. E poi, punto e virgola, si ferma e poi continua nella seconda strofa: Keusch bewahrt, serbato puro, serbato come intoccato, puro, in una gemma umile, fiorisce eterno in loro, negli dèi, lo spirito. E gli occhi beati guardano in tacita, eterna chiarità. Ecco, qui c'è dell'idealismo, ricordiamo Hölderlin, nato nello stesso anno, a parte di Beethoven, 1770, ma anche di Hegel, con il quale peraltro aveva studiato a Tübingen la teologia, e quindi è proprio l'epoca di fioritura grande dell'idealismo tedesco, e qui c'è tutto. E così, con questa immagine di eterna chiarità, finisce la seconda strofa. E la terza: Doch uns ist gegeben. Questo doch, questo ma, questa avversativa fortissima, è come una lama che squarcia questo celeste dipinto. Ma a noi non è dato di trovare pace in alcun luogo. Siamo infatti nella strofa che tratta la condizione umana, e si è passati infatti alla prima persona plurale. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Noi non è dato di trovare riposo in alcun luogo. Es schwinden, es fallen, dileguano, cadono, precipitano gli umani dolenti. Poi dice blindings, alla cieca, da un'ora all'altra, come l'acqua da scoglio a scoglio gettata. Von Klippe zu Klippe geworfen, dice il testo, gettata più quindi da scoglio a scoglio per anni nell'ignoto giù. Una poesia di profondità insondabile, quasi nella sua brevità, e se volete una traduzione letteraria sicuramente meglio della mia, fatta un po' così d'uso, come vi ho anticipato. Io vi consiglio, io ho quel bel volume di Adelphi pubblicato nel 77 con le traduzioni di Enzo Mandruzzato, che si chiama Le Liriche, appunto, di Hölderlin, e lì trovate delle bellissime traduzioni, anche che hanno delle pretese letterarie, contrariamente alla mia. Ma andiamo a vedere che cosa fa Brahms, perché contrariamente alla prassi del Lied, il Lied di solito, a parte qualche illustre eccezione, si basa su testi poetici di poco rilievo, no? Quindi, che ne so, Müller o Rellstab non sarebbero stati nessuno se Schubert non li avesse messi in musica, non li avesse intonati nei suoi Lieder. Allo stesso modo, nessuno si filerebbe mai più nella storia della letteratura, si sarebbe mai più filato Picander se Bach non avesse usato il suo libretto per la Passione secondo Matteo, eccetera, eccetera. Brahms, invece di andare a prendere un poetucolo sfigato qualsiasi, è andato a prendere Friedrich Hölderlin, quindi una vetta, una sorta di Leopardi, se passatemi l'avvicinamento, l'accostamento tedesco, e si trova di fronte a dei grandi problemi, che in parte risolve, in parte però restano a livello di dubbio, ma vedremo bene quando sarà il momento. Che cosa fa Brahms? Innanzitutto prende le prime due strofe e considera il fatto che trattano più o meno le stesse cose, no? E quindi che cosa fa? Le mette nella stessa musica. Quindi la musica di cui Brahms si serve per intonare la prima strofa, la usa anche per intonare la seconda, con delle differenze. Ma vediamo come inizia questa straordinaria partitura nella sua brevità, perché dura poco più di un quarto d'ora. Allora, la dicitura iniziale è già una piccola particolarità, perché per la prima volta Brahms si serve di una dicitura in tedesco. Prima invece aveva sempre fatto ricorso alle vecchie diciture italiane, quindi adagio, allegro, moderato, eccetera, eccetera. La dicitura in tedesco dice langsam und sehnsuchtsvoll, quindi lentamente e pieno di sehnsucht.
Ora, su Sehnsucht si potrebbe stare qui a parlare per ore e già sono stati spesi fiumi d'inchiostro. È una parola femminile, difficilissima, anzi impossibile da tradurre. A me piace usare la traduzione di struggimento, anche se naturalmente è assolutamente parziale, perché questa parola contiene in sé il desiderio, Sehnen, va bene, e Sucht, quindi la malattia, una sorta di dipendenza dal desiderio. E quindi è una condizione per la quale ci si ritrova a desiderare di desiderare. Quando si raggiunge un minimo soddisfacimento del desiderio, ancora si ripiomba in una situazione di instabilità emotiva, di instabilità psicologica, data appunto da questa dipendenza da desiderio. Una parola che apre dei baratri di profondità essa stessa. Possiamo tradurla un po' mettendoci d'accordo come struggimento, ma quasi quasi terrei Sehnsucht in tedesco, tanto ci siamo capiti. Ebbene, nel descrivere musicalmente la prima strofa, Brahms fa una piccola introduzione esclusivamente strumentale e usa una sonorità assolutamente ovattata, semplice e consonante, musica semplice che sembra quasi antica. Perché? Perché Brahms si trova a dover descrivere questo mondo superiore, assolutamente imperturbabile e di maestosa grandezza. Lo fa quindi con i richiami numerosi, e vedremo quali, alla musica antica. Fin da subito, fin dalla prima battuta, c'è un rintocco del timpano sul mi bemolle, su questo motivo. Va bene, questo rintocco degli strumenti più antichi in assoluto, che sono le percussioni, perché per forza le prime manifestazioni musicali degli umani, oltre alle grida, a dei colpi di glottide, chi lo sa, saranno state presumibilmente delle percussioni e dei fiati. Ebbene, protagonista è il timpano sotto lì che porta avanti questo disegno ritmico, molto semplice, molto regolare. E poi i fiati, per l'appunto, e gli archi. Ora, una piccola considerazione di armonia. I primi accordi costituiscono quella che in armonia si chiama cadenza plagale, ossia questo. Se questo è l'accordo di impianto, questo mi bemolle che riposa su se stesso, molto fermo, la cadenza plagale è questa. Quindi un accordo di la bemolle, quindi il quarto grado, che risolve su mi bemolle, ma risolve per modo di dire, perché è molto scarico di tensione ed è appunto un'armonia quasi di riposo. Non è questo come si sarebbe fatto in tempi più moderni. Quindi col quinto grado, una cadenza cosiddetta perfetta, magari con la settima, ma questo, che sentite che è molto più disteso, molto più pacifico. E Brahms in qualche modo tematizza questa cadenza plagale, la porta avanti e fa in modo che questo minimo oscillamento sia parte integrante del discorso, del dettato musicale che caratterizza questo brano. E questo senso di calma superiore si respira benissimo nella prima battuta, che fa più o meno così. Ora non ve la posso suonare perché ho soltanto una tastierina di due ottave, non ho un pianoforte vero sotto le mani, però ecco, si sente più o meno questo nella prima battuta, questo accordo che riposa in se stesso di mi bemolle con i timpani sotto che rintoccano, e poi si va subito a questo. E c'è già un piccolo elemento di turbamento, che risolve però subito. E di nuovo. Ecco, non riesco a farvelo sentire a pianoforte, però ci sono, alla tastierina, però ci sono questi piccoli elementi che inseriscono delle piccole perturbazioni che vanno un po' a minare la serenità quasi algida che altrimenti ci sarebbe. Nonostante l'atmosfera sia assolutamente celeste, limpida
e l'armonia sia assolutamente consonante. Parte poi una splendida frase degli archi che ritroveremo alla fine, questo mi, vediamo dov'è, eccolo qui. Bellissimo, agli archi. E appunto continuamente ve lo farò notare durante durante l'ascolto questa cadenza plagale quasi tematizzata. Poi per descrivere l'atmosfera celeste, che cosa fa Brahms? Si serve di questi arpeggi, eccetera, arpeggi che portano verso l'alto, li sentiremo bene, e li affida agli strumenti a fiato, perché se le percussioni sono gli strumenti più antichi, i fiati vengono subito dopo, sono strumenti arcaici, sentiremo il ruolo dei tromboni che richiamano la sacralità delle composizioni del Rinascimento. Ecco, il linguaggio armonico di questa prima parte, di questa musica che si serve per intonare le prime due strofe di Hölderlin, ricordano molto da vicino certi procedimenti armonici tipici di Palestrina, di Lasso, dei Gabrieli, insomma dei compositori del Rinascimento. Sono accordi, soprattutto per quel che riguarda il coro, perfettamente consonanti e legati non da una logica armonica, funzionale, quindi moderna, quella che c'è diciamo da Bach in poi, per capirci, anche un po' prima, ma appunto una cosa più arcaica. Brahms ama andare a ripescare questi elementi di modalità pretonale, rinascimentale, e li sentiremo appunto nell'ingresso del coro. Un'ultima considerazione prima di passare all'ascolto, perché poi non avrò modo di farvelo sentire con la tastiera, un esempio di questa cosa che sto dicendo. Come passa, per esempio, Brahms dal Mi bemolle della fine del secondo verso, sulla parola genien, genio, così. Con una che non si può neanche definire modulazione, passa a questo. Uno scarto di terza che il linguaggio dell'opera aveva già assodato dentro di sé, perché qualsiasi passaggio di sorpresa contiene questo passaggio da un accordo a quello costruito sulla sua terza nota. Effetto sorprendente perché cambia armonia, è un accordo molto lontano. E Brahms, però, cioè in questo caso non è un effetto di sorpresa operistico, bensì è un oscillamento che sa di modale, per l'appunto, sa di antico, sa di arcaico, di fuori dal tempo, di anacronistico. E tutto questo all'interno ancora della prima parte, quella in cui si parla degli dèi, ma abbiamo visto che la terza strofa parla degli uomini e di questa gettatezza, no? Per usare questa traduzione assolutamente avventurosa di un termine heideggeriano, da Geworfenheit, e appunto c'è proprio la parola Geworfen in questa poesia, parlando appunto della condizione umana di disperazione, di pessimismo, di non soluzione. Brahms, con un accordo diminuito, ecco, tipo questo, assolutamente dissonante, cosa a cui oramai eravamo disabituati da questa aura di pace totale che ci ha fatto respirare finora, passa a una sezione completamente scatenata e disperata, su cui non dico nulla perché la musica parla da sola, la sentiremo bene dopo. E però a questo punto la poesia è finita. Poesia finisce appunto in Sungsgewisse, in up, quindi giù nel ignoto, nello sconosciuto. E Brahms si ritrova così ad avere il culmine della musica e la fine della poesia. E la musica non può culminare in un passaggio di disperazione, di frenesia. La musica deve riportare a un ordine. E come si fa? Brahms, non, da artista consapevole qual è, non può appiccicare un altro testo a un tale capolavoro di letteratura. E quindi sospende la composizione, non sa che fare, non è convinto, la lascia lì per alcuni mesi, alcuni anni. Ci ritornerà, allora, se inizia nel 68, ci ritorna poi nel 71 addirittura, e decide di dire qualche cosa che il poeta non dice, come scrive lo stesso Brahms in una lettera. E quindi riprende la musica delle prime due strofe,
ma senza il coro e senza i timpani all'inizio, e quindi quasi privata di questo destino espresso dai timpani, di quest'aura di originarietà data dallo strumento più antico e dai battiti del destino, ritorna questa musica assolutamente pacifica, e Brahms dunque dà la sua soluzione a questa dicotomia, a questo problema, a questa contrapposizione tra mondo dei superi, dei geni, degli altissimi, dei celesti, e il mondo invece umano, terrestre, pratico, che confinato, secondo questo testo, all'ignoto, alla disperazione. Ma andiamo ad ascoltare, senza altre parole, questo magnifico canto del destino. Parte la frase degli archi, pianissimo dolce, e gli arpeggi ascendenti dei fiati. E cresce. Ecco il primo culmine. Ora ripartono i timpani, anzi il timpano. Ora i legni rispondono agli archi. Gli arpeggi dei clarinetti, sentite? E dei flauti? E il contralto. Sentite questa frase assolutamente solenne, senza turbamenti, che ha delle caratteristiche antiche. Ora tutto il coro, su accordi perfetti, compatti, rinascimentali. Dicevo qualche cosa di antico perché è un tema che usa anche Mozart nel finale della sua ultima sinfonia, la Jupiter. E Brahms lo introduce quasi elemento di passaggio, curiosamente. Rispondono gli archi. E ora c'è lo scarto di terza, si passa al sol. Sorprendente, una luce che si apre. E appunto Glänzendegötter, no? Lüfter, queste arie scintillanti. Sentite i tromboni, che suono antico. No? Vi sfiorano appena, dice il testo. E ripete qui, Glänzendegötter, Lüfter. Brezze divine scintillanti. Di nuovo i fiati che rispondono, e qui arriviamo alle dita dell'artista. E l'orchestra imita l'artista con gli arpeggi così ampi degli archi. Culmine melodico, i
immaginiamo che Brahms fosse particolarmente colpito da questa strofa, dato che lo riguardava nel personale. Qui, Heilige, Sante, Sacre, ripetuto, e poi Saiten, le corde. Ora è il corno che prende la voce. Il fagotto gli fa eco. Ora i tromboni, questo coro di tromboni suggestivo. E si arriva alla seconda strofa. Schicksallos, senza destino. Questo è lattante. Anche questo basso ha una storia, è un procedimento assolutamente convenzionale del barocco. Qui c'è la gemma, serbata casta. Sentite sempre i fiati come la fanno da protagonista anche qui. Il coro è da solo, completamente a cappella. Questa è proprio la sacralità della polifonia del Cinquecento. Di nuovo i fiati sono protagonisti, corno e flauto, una combinazione anche un po' particolare. E qui i beati occhi di Seligen Augen, che guardano in eterna chiarità. Klarheit. E ripeto questo verso. Stiller, no? Silente. Tornano gli strumenti, gli torna il timpano, eccolo. I tromboni, che suono caldo, grave. E gli arpeggi della viola e del violoncello. E sono proprio i fiati a fare quell'accordo diminuito, eccolo, solo i fiati, come un organo. E ora il disastro dell'allegro. Eccolo, doh. Dileguano, precipitano uomini sofferenti, ciechi, da un'ora all'altra, e ripete, ciechi. E qui l'acqua sulle scoglie. Anni, e qui c'è la discesa nell'ignoto, di nuovo nel Ungherisse.
ripetuta 4 volte. Sentite come sono irrequieti i violoncelli che continuano e l'armonia com'è instabile in questo caso. Ora sono gli archi che portano avanti questo discorso traballante armonicamente. E si ripete questa strofa con le voci che entrano sfalsate, bassi, alti, tenori, scusate. Ora gli alti e i soprani. Ruhen, no? Riposare. Pianissimo contra P. Questo però è un pianissimo inquieto, non è un pianissimo imperturbabile come all'inizio. Di nuovo questi arpeggi, di nuovo la ripetizione. Cambiano l'ordine delle voci e anche la strumentazione. È ripetuto quasi in maniera ossessiva, le altre strofe non avevano così tante ripetizioni. In nessun luogo trovare riposo. Vedete questo run, come indugia in questa vocale lunga. E ora ritorna di nuovo il do huns, questa volta in battere. Non più in levare come prima. E su valori lunghi. Il timpano si fa risentire, attenzione, il corno, l'acqua. Vedete come spezza la musica. La spezza per rappresentare quasi pittoricamente questo essere gettati da uno scoglio all'altro. E di nuovo, ossessivamente, gettati giù nell'ignoto. Fagotto, oboe, flauto e di nuovo in sus che visse in hub. Inquietantissimo questi elementi che punteggiano la partitura. I timpani continuano sotto. Ritornano queste quasi ondate di suono. E ora però si sente che si sta declinando. Il timpano diminuisce sempre di più sino a tacere. Ora rintocca ancora un po'. Ma ritorna adagio, questa volta il primo tema. Al flauto, e Brahms prescrive che il flautista deve suonare in modo molto appassionato in una lettera, non nella partitura. Nella partitura è scritto legato e molto espressivo. Questa è la frase che avevamo conosciuto prima dagli archi, ma ora anche questa passa ai fiati.
Pensate che nel primo concerto Brahms si sincerò che nel programma di sala venisse scritto dopo il testo della poesia di Hölderlin Nachspiel des Orchesters, quindi postludio dell'orchestra. Come scrive benissimo Giorgio Pestelli nel suo studio sul canto del destino, Brahms non risolve il problema del testo che si era trovato davanti, non chiude ma apre di nuovo. E Brahms non esce dal problema del finale ma lo rappresenta. Lo rappresenta, aggiungo io, con appunto la ripresa esclusivamente strumentale di quello che era stato la rappresentazione del mondo celeste iniziale. Quindi questo testo c'è, ma non c'è allo stesso tempo. È una dicotomia al suo stesso interno. Ecco, termina comunque nella serenità più totale, perché ritorna addirittura a una tonalità diversa da quella dell'inizio, perché all'inizio eravamo partiti in Mi bemolle maggiore, e qui siamo in Do maggiore. La tonalità, lo dicevamo anche riguardo al terzo quartetto Rasumovsky due puntate fa di Beethoven, una tonalità primigenia, in qualche modo originaria, e quindi questo senso di distensione totale. Ecco, questo canto del destino, che vi invito ad andare ad ascoltare senza le mie chiacchiere di sotto, questo intendeva essere un ascolto di preparazione, diciamo, andatevelo a godere in una esecuzione pura, in un ascolto puro, è anche per rispondere in qualche modo a che cosa serve ascoltare la musica, perché ascoltiamo la musica. Ditemi se questo testo e se questa musica non pongono dei problemi. Parla della condizione umana, è un testo assolutamente universale, parla del ruolo dell'uomo al mondo, alla natura. Non è qui, almeno non sono qui io assolutamente a dare delle risposte, ma se non altro a far vedere che è un problema che la musica può intanto suscitare, in secondo luogo può trattare, e vediamo, abbiamo visto bene come Brahms l'abbia trattato, e forse interiormente a ciascuno di noi può anche portare a una soluzione, a delle risposte o quantomeno a una formulazione diversa del problema. Questo grande ruolo universale, a mio parere, è quello che deve rivestire la musica, deve rivestire l'ascolto, al di là di ogni poi competenza tecnica, competenza musicale che viene in secondo momento, o che comunque è al servizio di un'idea. Bene, io vi lascio, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su radiocafoscari.it. Seguiteci su Facebook, su Twitter, @ Radio Ca' Foscari. Scriveteci, non lo fate mai, ma io continuo a chiedervelo lo stesso, pazienza. E dal vostro Mauro è tutto, ciao a tutti e buona serata.